questo il compito del filosofo è pensare il proprio tempo, cogliere il proprio tempo nel pensiero, cogliendo nel proprio tempo ciò che in esso vi è di vero e di universale e scartando rispetto ad esso ciò che vi è di falso. Perché appunto il proprio tempo, esito di un processo storico, racchiude al proprio interno un momento di dispiegamento della verità, del processo veritativo di cui dicevamo prima. In questo senso si capisce anche la formulazione con cui Hegel sostiene, e fu ampiamente criticata naturalmente questa concezione, sostiene che la filosofia più recente, ossia quella che si pone come il provvisorio punto d'approdo del processo, costituisce il risultato di tutte le filosofie precedenti, dice Hegel. Ed è pertanto, cito ancora, la filosofia più dispiegata, più ricca e più concreta. Analogamente, potremmo dire, seguendo la traccia delle lezioni sulla filosofia della storia hegeliane, l'epoca più recente, il presente storico in cui vive e pensa il filosofo, diventa il luogo privilegiato per cogliere l'eterno nella temporalità. Ed esso è quindi, dice Hegel, specchio di tutta la storia, è il processo colto nella sua interezza a partire dal presente come esito, pur non definitivo, di quel processo. La concezione hegeliana da questo punto di vista non solo è antitesi contro l'epoca della fine della storia, ma è anche in antitesi con quelle concezioni della filosofia che esse stesse smarriscono ogni senso storico. Perché Hegel ci permette di instaurare un rapporto fra la genesi di una costellazione filosofica, che è sempre particolare e storicamente determinata, e la sua validità in termini di verità, che è invece sempre universale. Seguendo Hegel, Cartesio non sarebbe mai potuto esistere senza l'eterogeneo incrocio di culture tipico della Francia seicentesca. Proprio come Socrate, mai sarebbe potuto esistere senza quella particolare e irripetibile congiuntura storica che vide la crisi della democrazia ateniese dopo la guerra del Peloponneso. Queste particolari elaborazioni filosofiche di Socrate e di Cartesio, che appunto sorgono sul terreno concreto del loro momento storico, non si esauriscono però nella loro genesi, non hanno una validità effimera legata solo al momento storico in cui sono sorte. Perché appunto, storicamente determinate nella Genesi, queste elaborazioni filosofiche presentano una validità universale che trascende il loro tempo storico, pur essendo impensabili e impossibili a prescindere da esso. Potremmo dire che questi momenti, ho citato Cartesio e Socrate, ma si può naturalmente coinvolgere la galassia intera del canone filosofico occidentale, costituiscono altrettanti momenti di acquisizione di autocoscienza da parte dell'umanità, che coglie nel pensiero il proprio tempo e con esso la dinamica che Lukács, hegeliano a suo modo, ha definito della vera autorealizzazione dell'uomo come ente generico.